Raga, mancano 4 giorni al party line del Monza Pizza e qui dobbiamo sistemare ancora tutto il park. Vai a lavorare, schiavo. Arrivato. È l'ultima tappa del party ride. Il park deve essere impeccabile. Questa terra qua per me così non è impeccabile. Deve essere liscia, un biliardo il park lo voglio. Questo vuol dire liscio. E adesso a ripetizione per tutti gli altri. Vediamo i bambolini. Sudore. Come ti vedo distrutto dal lavoro. Proprio. Abbiamo dei problemi con la pala, ragazzi. Se volete farci dei regali di Natale, ragazzi. Ecco, bravi, regalateci le pale che ci servono. In particolare, ragazzi, le pale quadre. Queste sono le pale perfette per spalare. Sono belle lisce qua. Quindi, se volete trovare le pale al park, link in descrizione. No, non c'è link in descrizione. Portatecele, grazie. Portate. Molto più facile. Omar, che ne c'hai? Guarda qua il pelo. Cosa sta succedendo, Dio? Napoli! Napoli! Sette e mezza di mattina. È qui l'ingresso serale? Sì, è serale, abbiamo dormito qua. Se non è un party ride bagnato, non è un party ride fortunato. Ira, marinaio, buongiorno a me. Chiaramente ha fatto un mese di sole senza mai piovere. Il giorno del party ride, mentre ieri davano pioggia tutto il giorno, quindi abbiamo dovuto coprire tutto. Oggi danno pioggia, la mattina. Ma noi porteremo il sole sopra Monza oggi. La cosa che ho sempre desiderato alle 7 di mattina. Guarda, si capisce che non uso la mano destra. Vai. Fine scopertura e le condizioni erano queste. Era chiarissimo che doveva piovere quando la gente inizia a entrare. Ma vi pare, raga? Sta uscendo il sole sopra di noi e finalmente possiamo iniziare veramente con questo party ride. Figata. Secondo me, ragazzi, si sono messi d'accordo lui e l'Alboreto. Si sono messi d'accordo per farsi male entrambi alla spalla. Cioè, il party line eravamo in tre. Io, lui, Albi. Due spalle, tre persone. Ma non può. Oggi. Hello darkness, my old friend. La situazione qua è incredibile, cioè io da un po' che non venivo qua, il park è pauroso. È la prima settimana nella storia del Monza Pizza Park che abbiamo fatto spalare tutti i ragazzi del park. Eccetto chi non ha spalato secondo te? Uno. Il Sasso. No. Il Sasso non ha preso in mano neanche mezzo secondo una pala. Tutti gli altri la prima volta che riusciamo a farli spalare. Hai fatto da paura, ragazzi, bel lavoro. Spring poi, come ogni party ride, ha pagato 40 bike pass. In questo caso, ragazzi, al Monza Pizza abbiamo fatto qualcosa in più. Abbiamo deciso di regalare dei multi ingressi, 3 ingressi per 40 persone. Requisito per beccarsi uno di questi 40 starter pack è travestirsi. Chi arriva mascherato di sicuro si beccherà uno di questi 40 pack. Oh no! Oh no! Babbo Natale ha flippato. Ma arriva dall'ufficio lei? Ho concluso un affarino da un milioncino 10 minuti fa, 20. Scusi signore, signore, si tolga questo elmetto. Oh, non si contiene. Oh no. Ha mandato solo il cestino a sto giro. Dategli un premio. Un premio che dà. Dategli dei soldi a quest'uomo. Però raga, a sto giro voglio dedicare veramente un pochino più tempo a Foodspring, perché al di là del fatto che è un mio sponsor, non so quanti brand supportino così degli eventi regalando bike pass per le persone. Capite che Foodspring ha detto: ok, vogliamo pagare
dei bike pass, perché ci teniamo che l'esperienza che provino le persone a questi eventi sia al top. Chiaramente un'azienda fa dei prodotti, come Foodspring fa barrette, fa alimentazione, ma un'azienda si differenzia da tante altre proprio anche per i gesti che fa, e in questo caso veramente io non so come ringraziare Foodspring per il supporto che ci ha dato quest'anno. Vuoi fare la foto? Autografo, vai. Io assolutamente. Ti volevo ringraziare perché senza di te io non sarei andando in bici. Ti ho scoperto quest'inverno, veramente ho cominciato a martellare tutti i giorni. Grande cazzo. La cosa che mi fa più piacere è proprio avvicinare le persone allo sport. Quindi ci sei riuscendo. Capite qual è la figata, ragazzi, di aver creato questo movimento in Italia? Diverso chiaramente il partire del Monza Pizza rispetto a quelli che abbiamo fatto in montagna. Faremo chiaramente un momento tra poco di party ride dove tutti assieme gireremo nel park cercando di occupare tutte le linee. Però poi best trick sul mulch per vedere un po' di sending vero e proprio, vedere un po' la gente che manda. Sai che cosa c'è? Alle 15 Ragazzi, adesso facciamo il best trick qua sul mulch. Vi voglio tutti qua, perché anche se non fate il best trick dovete venire a gasare tutti i rider. Dai raga! Hanno decretato l'inizio del best trick. Allora, in teoria saresti dovuto venire mascherato. Cosa mi dai in cambio? Devi regalarmi un'emozione in bici. Se mi fai un salto da seduto sul bag, ti do questo. Se lo fai, vado lì a dartelo subito. Cioè, qui tutti vogliono il pass gratis, ma nessuno si è mascherato. Noi abbiamo detto, le sacchette sono solo per chi viene mascherato. Non ti ha cagato nessuno. Cioè, alla miata tutti bravi, puntuali, erano lì tutti a chiederlo. Io ho detto, chi viene mascherato si becca il coso. Cittadini. In sei sono venuti mascherati. Cittadini, bu. E adesso quel ragazzo lì mi fa, mi dai il bike? Poi gli ho detto, sì, ti do il bike. Tu mi fai vedere un bel salto da seduto sul bag. Vieni. Ok, ci hai fatto emozionare. Senti qua, tocca. Mi hai fatto emozionare. È pretenzioso anche lui. Che fa? Posso averla? In cambio cosa ci dai? Sul mulce. Domandi. Va bene. Si sta trovando intrattenimento allo stesso punto. Nice, se l'hai guadagnata. Allora,
Almeno tu hai fatto qualcosa in questa giornata. Questa era l'ultima tappa, abbiamo fatto 3 tappe quest'anno, Montolino, Amiata e Monza Pizza. L'obiettivo è riproporre questo tour l'anno prossimo, magari facendo più bike park in montagna, facendo più date. Grazie mille del supporto, grazie a chi è venuto anche da lontano, anche qua a Monza Pizza. E niente, ci vediamo. Raga, grazie veramente, perché tutti insieme stiamo facendo crescere lo sport.